Saldi. Saldi. Sconti dal 40 al 60% sulle cucine. E tasso zero su tutti gli arredi. Punto Arredo, via Corsica 57 a Termoli. Bentrovati con l'informazione di Termoli.tv, l'associazione La Giusta Scuola torna all'attacco. Questa volta si è riunita all'ingresso del plesso scolastico di Difesa Grande. Vediamo il perché nel servizio del nostro direttore Andrea Nasillo. Edifici vecchi con impianti non sempre a norma, questa è la situazione che da anni colpisce le strutture scolastiche termolesi. Per gli studenti di diverse scuole medie e delle scuole d'infanzia l'anno è già iniziato tra i disagi, generando una situazione esplosiva soprattutto nei confronti di chi si batte per la sicurezza degli studenti. L'associazione guidata da Maria Assunta Mariani, La Giusta Scuola, non addolcisce i toni e tira fuori la legge 23 dell'11 febbraio 1996 che riguarda l'utilizzo degli immobili. Stando alla regolamentazione, infatti, nelle strutture statali create come istituti scolastici non si potrebbe cambiare la destinazione d'uso, cosa ben diversa da ciò che sarebbe stato redatto dall'amministrazione comunale di Termoli con la delibera numero 66 del 7 febbraio 2013, nella quale l'oggetto è il nuovo centro sociale per anziani incontrata Difesa Grande, determinazione nuova sede. Nella delibera in oggetto i locali individuati per la collocazione del centro anziani erano i due locali ad uso sede dell'associazione sportiva Difesa Grande adiacenti il campo sportivo, ma antecedentemente su proposta dell'assessorato alle politiche sociali la giunta comunale ha approvato la proposta progettuale di realizzazione della comunità alloggio per minori denominato la Casa di Core da realizzarsi presso la struttura scolastica di Difesa Grande. Ma attenzione, la Casa di Core, secondo la Regione Molise, avrebbe dovuto avere una destinazione più consona e idonea per il suo scopo e quindi verrà individuata in via dei Campioni. Intanto i due locali con bagno annesso che fanno parte del plesso scolastico di Difesa Grande, scuola media, verranno destinati al centro sociale per anziani, che non è più la sede adiacente al campo sportivo, ma proprio quelle due aule all'interno del Loddo Bernacchia. Si legge nella delibera anche che un gruppo di anziani ha dato già il via al tesseramento dei soci. Ma quindi, la vecchia legge del 1996, che indicherebbe, come annunciato dall'associazione, che ai plessi scolastici non può essere cambiata la destinazione d'uso, che fine fa? E come mai due aule del plesso scolastico di Difesa Grande diventeranno un centro di accoglienza per anziani? Allora, che facciamo? Non arrivano i soldi? Non si fa niente? No, io voglio capire, non si fa niente? Però per altri interventi il comune ce l'ha di soldi. Questo è quello che si chiede l'associazione, che non tralascia neppure i finanziamenti che dovrebbero sistemare le condizioni di sicurezza all'interno dei plessi scolastici. E la domanda: come mai sono anni che i genitori chiedono interventi per mettere in sicurezza l'edificio di Difesa Grande quando sono già stati destinati fondi per i lavori di ristrutturazione dell'ambiente che ospiterà bambini allontanati dalle famiglie a causa dei disagi sociali? Nell'ottica di migliorare la sicurezza della viabilità urbana, anche a fronte delle ultime ondate di maltempo che hanno interessato il nostro territorio comunale creando non pochi disagi sulle reti stradali, l'amministrazione comunale di Termoli è riuscita a reperire circa 100.000 euro da destinare a seconda delle priorità ad interventi mirati al ripristino delle sedi stradali cittadine. Ecco le strade interessate: Corso Fratelli Brigida, via Polonia, via Cannarsa, via Martiri della Resistenza, via Egadi, via Tremiti, via degli Abeti, via del Molinello, viale Santa Maria degli Angeli, via dei Lecci, viale San Francesco, viale Padre Pio, via delle Rose, via Pantelleria e via Isola d'Elba. Nella mattinata di ieri la Giunta Comunale di Termoli ha approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di sistemazione dell'area esterna adiacente all'ex mercato di Via Cina, necessario per il completamento del nuovo polo culturale che sarà destinato alle sedi delle associazioni presenti sul territorio comunale. A seguito della proclamazione di alcuni eletti in più regioni per il Senato o circoscrizioni per la Camera, sono state esercitate le seguenti opzioni. In Senato il presidente Silvio Berlusconi ha optato per il Molise e Lucio Barani per la Lombardia. Alla Camera Angelino Alfano ha optato per la circoscrizione Piemonte 1.
Suonano sempre più come una beffa le parole della nota dell'ufficio stampa del PDL che in serata ha annunciato la scelta di Silvio Berlusconi. Il PDL in Molise viene quindi doppiamente beffato. Se la deputata Sabrina De Camillis non è riuscita ad ottenere la riconferma annunciando comunque battaglia, ora anche il senatore Ulisse Di Giacomo deve subire la decisione di Silvio Berlusconi che ancora una volta sceglie il seggio del Molise. È stato scelto Papa Francesco. Avevamo chiesto ai cittadini termolesi cosa pensassero prima dell'elezione. Ora siamo tornati tra la gente per sentire i commenti su questo nuovo pontefice. Le interviste sono di Anna De Gregorio. Papa Francesco I, quali sono le vostre impressioni? Ottima impressione, un Papa umile. Una dichiarazione di ieri sera che in qualche modo mi ha accostato al ricordo di Papa Giovanni XXIII, che è il Papa che preferisco, anche perché forse in un momento della mia vita, io ero ancora ragazzo, bambino e lo ricordo, quella frase: prima di andare a dormire prego i genitori, le mamme e i papà di dare una carezza ai propri figli. Ecco, questa è la frase che ricordo ancora oggi. Mi è piaciuto ieri l'esordio del nuovo Papa: fratelli e sorelle, buonasera. E poi l'umiltà con cui si è presentato, credo che sarà un ottimo Papa, è quello che ci voleva per la Chiesa Cattolica. Comunque un ricordo importante anche per Giovanni, per Benedetto XVI, che ha fatto un atto assolutamente, insomma, che credo nessuno forse sarebbe riuscito a fare. Già come si è presentato, con quelle parole che ha utilizzato ieri sera, e mi sembra una persona molto semplice, e poi il fatto che anche di origine italiana sicuramente ci rende di orgoglio. Mi ha meravigliato la semplicità dell'espressione iniziale, ha inaugurato una forma nuova, straordinaria, del tutto rinnovata, proprio all'inizio, nell'approccio del suo primo saluto, seppur una teologia antica, ma assolutamente con una nuova espressione, quella di considerarsi prima di tutto Papa della Diocesi di Roma, e esprimendo con ciò che la Diocesi di Roma, la Chiesa di Roma, è quella che presiede la carità di tutte le chiese del mondo. Questo a sottolineare la sua umiltà, la sua semplicità, questa forma di volersi assumere a servizio della comunità cattolica di tutto il mondo. Una semplificazione importante che secondo me dà inizio a una nuova stagione della Chiesa Cattolica Mondiale, e speriamo che questo possa portare un rinnovamento anche rispetto a tutta una serie di problematiche sociali che l'intera nazione, l'intero mondo si sta vivendo. Speriamo che possa essere un buon auspicio per un buon inizio. Per me è molto accattivante come Papa, quindi penso sia, speriamo che sia positivo che resisti nel suo papato. Non faccio come Ratzinger. È stata una sorpresa, e sono contentissima, essendo sudamericana mi sento più vicina alla Chiesa. Quindi, perché l'altro non è che tanto mi piaceva. È la prima volta che un Papa appunto sudamericano. Sì, siamo contentissimi, noi siamo cattolicissimi, no? 99.8 credo, 99.9 siamo cattolici. Siamo contenti, telefonato dal Venezuela, amici argentini che abitano Termoli. Siamo contenti. Il 18 marzo prossimo alle ore 11 presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Termoli in zona industriale Contrada a Pantano Basso, il comandante provinciale ingegnere Pietro Foderà illustrerà circa la recente assegnazione al comando provinciale di Campobasso di una nuova autoscala. Tale assegnazione vede la dislocazione del veicolo al distaccamento in questione al fine di fronteggiare le emergenze locali e l'attività di soccorso in generale. Notizia di servizio: sarà rinviata al 23 marzo la festa del Pi greco promossa dal liceo d'Ovidio di Larino. L'evento era previsto per domani, ma gli organizzatori hanno deciso di spostarla per le cattive condizioni meteo. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione. Buona giornata.